E ritorniamo a parlare di razza bovina piemontese, degli stati generali della Piemontese che avverranno a Cuneo, ai Ronchi, al MIAC il 2 e il 3 di aprile, ma ci sarà un prosieguo poi anche per il lunedì 4 aprile, ma di questo parleremo fra poco. Intanto io vado a salutare un ospite in più che ci ha raggiunto, Andrea Quaglino, direttore dell'Anaborapi. Buongiorno direttore, benvenuto. E colui che adesso ci porterà veramente nei dettagli della qualità della razza bovina piemontese. Dobbiamo dire l'Anaborapi, che è l'Associazione Nazionale degli Allevatori Bovini di Razza Piemontese, che pensate è nata nel lontano 1960, quindi ha una bella età, ha 62 anni. Di vita e 62 anni che ha speso molto bene perché li ha spesi creando tutto un centro di ricerca con varie sezioni che vanno proprio nel dettaglio anche della riproduzione, ma adesso Andrea Quaglino ci racconterà tutto questo. Ma la cosa curiosa è che l'Anaborapi nacque a Torino. Però poi scelse, guardate a caso, la provincia di Cuneo, Carrù, per mettere la sua sede ed è ancora oggi Carrù, vero Certo, direttore? la nostra sede è a Carrù, era qualcosa di un pochettino assurdo che Anaborapi fosse a Torino e lì c'è stata una grande lungimiranza del vecchio presidente, il dottor Ghio, e del sindaco di Carrù che alla fine hanno detto: ma cerchiamo di mettere assieme tanti pezzettini di terreno, potrebbe essere una zona adatta per la nuova sede dell'associazione. L'associazione aveva bisogno di avere delle stalle, di avere dei locali dove ospitare gli animali. Successivamente è stato anche costruito il centro Tori. È chiaro che questo in centro a Torino non poteva essere fatto. E quindi sul Beinale è stato fatto. E quindi è stato fatto sul Veinale, erano terreni che all'epoca non avevano un enorme valore. Questo è stato anche uno dei motivi, per cui un motivo economico, la scelta di Carrù. Poi Carrù ha il suo bel nome e quindi siamo andati lì siamo rimasti. Inizialmente siamo stati aiutati in modo anche consistente dal Ministero dell'Agricoltura, oltre che diciamo, da quelle che erano le quote sociali degli allevatori. Purtroppo adesso il Ministero dell'Agricoltura, come un po' dappertutto, sta raschiando il fondo del barile, quindi Aia. dobbiamo fare conto sulle nostre forze. Ecco, parliamo della razza bovina piemontese, perché noi abbiamo detto è una delle razze più pregiate del nostro paese ed ha delle caratteristiche organolettiche specifiche che poi sono andate affinandosi proprio attraverso la ricerca, perché chiaramente sono stati selezionati i capi migliori. Una razza che un tempo veniva utilizzata sia per lavoro, per latte e poi per carne, oggi è prevalentemente utilizzata proprio per la carne, perché è carne pregiata. Ma come è arrivata da noi questa razza che noi chiamiamo bovina piemontese? È proprio nostra? E c'è una bellissima storia, no? Perché c'erano dei bovini autoctoni che però si sono incrociati con che cosa? Ecco, c'è una leggenda che è molto affascinante e che è anche una leggenda però anche sostenuta da qualche ricerca adesso di quella che si chiama genetica molecolare. Allora, secondo questa leggenda, la razza bovina piemontese deriverebbe da una migrazione di bovini zebù provenienti Pakistan. dall'est, Pakistan, e che nella loro marcia si sono arrestati contro le Alpi. Arrestati contro le Alpi e qua hanno iniziato ad incrociarsi con il famoso Aurochs, che è il nostro, diciamo, il predecessore di tutti i bovini europei, dando origine a quella che è la razza piemontese. Questa è la leggenda, ma c'è anche qualche sostegno alla leggenda, appunto, come dicevo prima, da indagini di genetica di popolazione che oggigiorno si E poi, riesce a fare. dottor Quaglino, c'è un altro aspetto interessante, che la caratteristica di questo animale è dovuta a una ipertrofia muscolare, vero? Certo,
La piemontese è quella che si chiama groppa doppia, il fassone, no? Fassone viene dal francese, vuol dire alla moda, no? E questa ipertrofia muscolare, ha detto proprio bene il termine tecnico, deriva da una mutazione spontanea che è avvenuta alla fine dell'Ottocento ed è avvenuta proprio qua in provincia di Cuneo, a Guarene, in una stalla che ancora sappiamo esattamente qual è l'azienda agricola nella quale è stato individuato questo primo torello, che aveva una muscolosità eccezionale. Ha parlato delle attitudini, latte, carne, lavoro. Il Ministero dell'Agricoltura non voleva una piemontese tutta da carne. Invece gli allevatori da un lato e i veterinari dall'altro, visto i risultati eccezionali che avevano gli animali portatori dell'ipertrofia, sono andati avanti per la loro strada e hanno selezionato la piemontese attuale. Ecco, quindi vedete, anche ho voluto far raccontare brevemente questa storia perché siamo sicuramente in pochi a conoscere l'origine di questa razza bovina piemontese, che peraltro è stata magari nata appunto in maniera casuale da incontri, insomma, tra animali e poi selezioni naturali, però oggi noi abbiamo veramente un bene prezioso, molto unico. Prezioso e unico, come dici tu, Marcello. L'Anaborapi in questo evento degli Stati Generali entra ovviamente di grande titolo, ma entrerà anche poi nella manifestazione del lunedì successivo, del 4, quando ci sarà la 70ª mostra di Quaresima dei bovini di razza piemontese. E lì tornerei a Marcello Cavallo, perché 70, tondi tondi. Sì, è un anniversario importante quella della mostra di Quaresima, organizzata con la grande collaborazione, appunto, che hai detto, dell'Anaborapi, ed è promossa dal Comune di Cuneo. Cioè proprio il Comune di Cuneo che si fa promotore di questa fiera da ben 70 anni. Quest'anno poi gli portiamo un tocco di novità, perché oltre alla sfilata degli animali, le premiazioni, le classiche gualdrappe, che sono molto tipiche, molto particolari e che sono anche molto valorizzate nella commercializzazione di questi bovini, abbiamo abbinato a questo un'asta online e fisica di alcuni bovini di razza piemontese, che facciamo in collaborazione con La Granda, con l'associazione La Granda. Ci sarà un battitore d'eccezione, che è Silvio Barbero di Slow Food dell'Università del Gusto. Insomma, uniremo a una seriosa competizione tra capi e bovini anche questo momento di asta, che vuole anche essere un momento di promozione in termini generali. Ecco, e poi, come dicevi prima, guardando lontano, l'asta andrà anche online, e quindi vuol dire che ci guardiamo, ci lanciamo, apriamo nel mondo, ci apriamo, sì, al mondo proprio, quindi chiunque può collegarsi e seguire direttamente l'asta. Qualità organolettiche, dottor Quaglino, visto che appunto tra sabato e domenica ci saranno gli Stati Generali, il 2 e il 3 aprile, il 4 ci sarà la mostra di Quaresima e l'asta, insomma parliamo sempre di questa carne, ma questa carne perché è così pregiata? Beh, è pregiata, e aggiungo che la razza piemontese è la più consistente, la più numerosa delle razze italiane da carne. Se mettiamo assieme tutte le altre razze raggiungiamo malapena i numeri della piemontese. Ma perché la piemontese, a fronte di altre razze che sono calate nel tempo, invece ha mantenuto i suoi numeri? Perché la piemontese ha sempre, tra alti e bassi, ma comunque sempre pagato l'allevatore, il macellatore e il macellaio. Questo proprio grazie alle caratteristiche della sua carne. L'ipertrofia perché paga il macellatore? Paga il macellatore perché il bovino piemontese ha più carne addosso, ha una resa al macello maggiore rispetto ad altre razze. Perché paga il macellaio?
paga il macellaio perché il macellaio è sicuro di avere della carne con delle caratteristiche eccezionali. Una carne che è magra, ma nonostante ciò è tenera. Normalmente il magro e tenero in altre razze non vanno d'accordo. Una carne troppo magra rischia di essere invece fibrosa e dura. Questo non capita nella piemontese proprio grazie a questa mutazione di cui abbiamo parlato. E dico, anche se il momento è veramente duro per gli allevatori, negli anni ha anche sempre pagato l'allevatore. Ora purtroppo invece siamo in un momento dove la piemontese, gli allevatori di piemontese stentano, anzi non arrivano a chiudere i conti per bene, e questo è dovuto ai prezzi degli alimenti. La piemontese forse, gli allevamenti di piemontese forse hanno anche un po' di produzione aziendale maggiore rispetto ad altre categorie di animali, tuttavia questo non è un ragionamento corretto, perché l'allevatore, anche se si produce il mais, l'orzo e il fieno, ha dei costi per produrre queste materie prime che sono elevatissime, che sono i costi del gasolio, che sono i costi del fertilizzante, verranno i costi per l'irrigazione. Quindi dicevo che ha sempre pagato un po' tutti. In questo momento chi ne sta soffrendo di più sono proprio gli allevatori. Ecco, speriamo che sia un momento transitorio e che non diventi veramente un momento stabile così, perché sennò avremo dei grossi problemi dal punto di vista economico a tutti i livelli. La qualità organolettica che è stata raccontata brevemente dal dottor Quaglino si presta quindi in cucina, come diceva, è una carne magra, però certo, non è fibrosa. Non... Certo, ecco, certo, giusto quello che ha detto, la morbidezza che si ritrova effettivamente è incomparabile rispetto ad altre tipologie di carne. E quindi è versatile anche. È versatile, versatile, certo, certo che sì. Posso fare una domanda a Luca? Qual è il piatto più curioso che hai fatto con la carne bovina piemontese? Ah, lo dovremmo fare, lo faremo. Dovrà ancora inventare. No, ah, no, ma sai qual è? Sai perché lui non vuole svelare i suoi segreti. Ti venite a mangiarli da me. Vabbè, però il piatto... No, ci possono fare tante cose. Come... a dirne uno adesso sarebbe... magari svilente, ma no, ma che secondo me sarebbe anche difficile da poterlo spiegare, magari. Questo è la parte più, sarebbe meglio assaggiarlo, ecco. Allora ci riteniamo invitati. No, esatto, sì. Però è vero, cioè quello che dice il dottore è effettivamente vero, ha dei principi, oltre alla tenerità e quello, ma anche dei principi nutritivi veramente elevati rispetto ad altre carni, ed è giusto che noi li andiamo a valorizzare, a far conoscere non solo in Italia ma anche al di fuori, ecco, perché è un impegno che ci dobbiamo, secondo me, prendere. Credo che sia il loro obiettivo, quello di raggiungere posti Daniela, fuori. Daniela, nel parlare di raggiungere punto di contatto lontano, ecco, quindi parliamo di territorio, parliamo di qualità e parliamo, quindi andiamo anche nello specifico a parlare di prodotti. In questo caso si può fare questo tipo di promozione? Sì, si può assolutamente fare, perché così come noi siamo curiosi nei confronti di ciò che ci viene proposto da paesi lontani, gli stessi sono curiosi nei nostri confronti, quindi conoscere nel dettaglio le tante possibilità che una carne di questo tipo offre, sia dal punto di vista della ristorazione, sia dal punto di vista del consumo a casa, è un argomento che possiamo davvero spendere per puntare i riflettori sul prodotto nello specifico, sulla cucina del nostro territorio e sugli altri prodotti, perché poi la carne non si mangia mai da sola, chef, questo me lo confermerà, e anche per far arrivare nuovi turisti sul nostro territorio. Poi però è un discorso che si deve fare nelle due direzioni, perché così come la carne può, insieme a tutto il resto, attirare turisti qui da noi, però è anche vero che credo sia interessante, ma qui sono gli esperti che lo dovranno dire, fare in modo che la razza piemontese
rispettando tutte le caratteristiche che bisogna rispettare, venga magari prodotta anche altrove, quindi far sì che la sua diffusione sia maggiore proprio per fare in modo che tante altre regioni d'Italia o magari là dove ci sono le caratteristiche territoriali adatte anche all'estero, insomma, la possano allevare Quindi, dottor proprio. Quaglino, ci sono queste potenzialità di espandere gli allevamenti? Ma prima di tutto dobbiamo espandere il mercato delle nostre carni. Io dico sempre che se il Barolo ce lo bevessimo tutto in provincia di Cuneo, non riuscirebbe a strappare i prezzi che ha sul mercato. Allora, la carne è più difficile da mandare lontano. Tuttavia, oggigiorno si può fare anche quello e si può farlo bene. Citava Marcello prima la cooperativa, l'associazione La Granda. Loro hanno una bella attività di, diciamo, esportazione, ma anche sem più semplicemente, non parliamo di esportazione, ma riescono a mandare la carne di Piemontese in altre regioni italiane. Quindi il primo passo secondo me è quello. Un altro passaggio è quello di diffondere la nostra razza. Noi ci accorgiamo sempre di più che ci sono allevatori in altre regioni d'Italia che si stanno riconvertendo e ci chiedono dove possono trovare degli animali da riproduzione, delle manze, dei torelli, e questa è una bella cosa perché può aiutare a far crescere, diciamo, la produzione della Piemontese in modo da poter avere anche un impatto maggiore sul mercato. Però la crescita degli allevamenti in altre regioni è chiaro che è un percorso molto più lungo. Posso fare una domanda al Prego. nostro chef? Io mi sono sempre chiesto questo. Noi è da una decina di anni o 15 che in Italia si inizia a consumare il sushi, lo vediamo un pochettino dappertutto. Solo 20 anni, 30 anni fa pensare di mangiare il pesce crudo, salvo che uno fosse in Liguria con un pescatore e assaggiavi un'acciuga, era qualcosa di completamente fuori dalla nostra mentalità. E oggi vediamo che invece i giapponesi sono stati bravi a proporre questo sul nostro mercato. Carne cruda, quando scappiamo via dal Piemonte, una parte dell'ovest della Lombardia, i francesi e qualcosetta gli spagnoli, il proporre della carne cruda mette in difficoltà tanta gente. Cosa possiamo fare per seguire quello che hanno fatto i giapponesi? Cosa dobbiamo fare? Io penso in primis, dal momento che vendiamo davvero una storia forte, è già un grande punto di forza. E poi loro sono stati bravi, loro quando parlano di sushi in Giappone è una tradizione millenaria, cioè il sushi che è arrivato a noi adesso negli ultimi 30 anni era da tantissimo tempo e ci sono posti che degli chef giapponesi che toccano quei pesci in una maniera come se fosse oro, in un modo come se fosse oro. E noi lo possiamo ricreare anche noi, possiamo viaggiare sulla stessa falsariga di un sushi o prendere proprio un canale diverso. Cioè, rimaniamo sempre sul crudo e con abbinamenti che possono essere affiancati o a un riso o a altri vegetali, che seguono marinature, che seguono salagioni, si può fare tante cose. Certo che chiederà tempo, come giustamente ha detto lei. Perché Cioè, cruda la nostra carne è è imbattibile. imbattibile, ma su questo sappiamo, su quello è l'unica, cioè l'unica, è una delle cose che non possiamo mettere in discussione, cioè è buonissima e possiamo continuarla a fare cruda e le dico che io sono stato a mangiare per passione, oltre ad andare a mangiare in altri ristoranti, sono stato a mangiare in questo ristorante sperduto in Svezia e ho mangiato pecora cruda, quindi si può arrivare
a toccare, a trasportare la nostra fassona cruda anche in altri locali. Sicuramente i primi saranno le ristorazioni un po' più gourmet, ecco, quelle di un certo tipo di ristorazione, poi man mano si potrà diffondere, ma c'è grande possibilità, c'è questa possibilità di poterlo fare, e forse Ma anche anche per in questo questo. caso c'è un cambio proprio che deve essere culturale, Sì. perché io ho parlato con delle persone che non sono piemontesi e quando si parla di mangiare carne cruda strabuzzavano gli occhi, dicevano no, 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 ecco, mentre il pesce crudo lo si mangia. Quindi c'è proprio questo salto culturale che deve essere fatto, che la carne, se è di alta qualità, anche la carne bovina può essere Certo. mangiata cruda. Quindi dobbiamo creare un po' la... Educare al Ecco, consumo. brava, educarli proprio, portarli, accompagnarli a provare la carne, la nostra Magari, carne. permettetemi, prima di essere invasi dalle cavallette fritte o da queste altre cose, Sì. che peraltro dicono buonissime e che ci arriveranno prima o poi Sì, già. Sono veramente dall'Oriente, buoni. Sono croccanti, scusi, Sì, no, sono ma è croccanti. Sono croccanti, Sono diciamo che croccanti, non entra fritto nel mio. qualsiasi cosa è buona, insomma. Esatto, cioè sono croccanti, sanno un po' di polvere, non Di è vero? polvere. Sì, non è che, cioè, Basta non pensarci. ovvio che quando la mangi non è la stessa cosa di mangiare una battuta, ecco, che ti riempie, ti avvolge la bocca. Allora abbiamo dei margini, Ma insomma, per certo. Sicuramente abbiamo dei margini, imporre o grandi comunque margini. consigliare il consumo della carne cruda Bene, piemontese. allora siamo in chiusura, Sì. Marcello. Vogliamo chiudere ricordando proprio gli appuntamenti. Il Sì. 2 e il 3 di aprile, quindi tra pochi giorni, al MIAC dei Ronchi, lì al mercato agroalimentare, ci sarà questo evento importante, gli Stati Generali della Piemontese, con dei tavoli di competenze, vero? Sì, tavoli di competenze ai quali si aggiungono degli incontri di dibattito che noi pomposamente abbiamo chiamato workshop. Uno sarà sabato 22, il 2 aprile, sabato 2, quindi sabato prossimo, alle 10 presso il centro incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in via Roma, e tratteremo della la razza piemontese che guarda al futuro con degli ospiti illustri. Sarà guidato da Filomena Greco, che è una giornalista del Sole 24 Ore, e ospiti davvero interessanti. Si potrà seguire sia in presenza, quindi venendo al centro incontri, e sia online, perché Streaming. verrà mandata anche in streaming. La stessa cosa domenica 3 aprile, sempre presso il centro incontri della fondazione, si parlerà stop fake news, perché molte fake news si sono create intorno al discorso della carne, e il tema è stop fake news, la carne di bovino di razza piemontese è buona per il palato e buona per la salute. Condotto da Paola Gula, e parteciperà tra gli altri Massimiliano Elli, che è un medico ginecologo che conosce molto bene, Sì, che è anche un conosce, allevatore, che è un lui ne può allevatore, parlare. ed è lui è un medico ginecologo della zona di Como, e negli anni, proprio per passione, è riuscito a mettere su una bella azienda e alleva bovini E ha piemontesi e studiato li la ingrassa. fertilità nelle vacche e poi ha Se anche parametrato un po' sulla anche fertilità umana. occupato di quello. Quindi Quindi c'è una... è anche curioso, cioè, Curioso, va sicuramente. bene per gli allevatori, va bene per i professionisti, dai macellai, macellatori e ristoratori, questi incontri, no? Sono momenti di, ma anche per i consumatori, quindi vi aspettiamo sia Bene. sabato che domenica mattina. Sono degli incontri anche molto brevi, non pensate a quei convegni pomposi, no, tutto molto breve, E streaming. poi lunedì 4 al mattino alle 11, No, 10, 11. dal mattino alle 9 in Dalle 9 in avanti. poi, tutta la mattina, e ci sarà la 70ª mostra di Quaresima della razza piemontese. Quindi grazie, grazie e buon lavoro a Marcello Cavallo, presidente del MIAC, grazie al dottor Andrea Quaglino, direttore della Naborapi, grazie a Daniela Salvestrin, direttore della TL del Cunese, e grazie a Luca Politano, Grazie. chef di grande carriera. Noi ci aspettiamo grandi cose da Luca Politano. Grazie a voi, ci vedremo presto.